Ciao ragazze, ed eccoci con un'altra nail art, questa volta una nail art totalmente estiva da cui ho tratto ispirazione proprio dal mare. Ho voluto appunto ricreare la luce che attraversa l'acqua e proprio si riflette sul fondo del mare. La nail art è veramente semplice, come base abbiamo un ombre nail art che va dal bianco al verde turchese e poi le linee di luce sono state create con un semplicissimo smalto a punta sottile bianco e appunto a creare questa griglia regolare. Spero che il tutorial vi piaccia e a presto! Come primo step applico sempre la base e questa volta è una base gel della Essence della linea Essence Studio Nails. Adesso applico due passate di uno smalto bianco completamente senza glitter e senza perlescenze e utilizzo il pennello di uno smalto Essence. Per l'effetto ombre ho tagliato un triangolino di una spugna da make-up e ho steso tutti e tre gli smalti, prima quello bianco, poi quello menta e poi quello turchese, sulla spugna. Ho tolto lo smalto in eccesso su un disco da make-up e poi, ruotando leggermente, ho stampato l'effetto sopra la mia unghia. E poi potete ripassare più volte, io ho accentuato un po' il turchese sulla punta. Potete dare l'effetto che volete. Con una penna rimuovi smalto della Essence ho tolto lo smalto in eccesso. Con uno smalto bianco, lo stesso usato precedentemente, l'utilizzo di un pennellino da nail art sottile, ho creato l'effetto della luce che penetra l'acqua. Quindi ho disegnato una griglia dove le linee sono molto inclinate e anche molto ondulate, devono essere irregolari per avere un effetto più bello, quindi del fatto che entri o non entri più o meno luce, e questo è l'effetto. Infine sigillo il tutto con un top coat, questo è il mio preferito, ed è il top coat effetto gel della Essence Studio Nails. Come potete vedere, la nail art nel video risulta un po' più sul verde, invece nelle foto risulta più celeste. Posso dirvi che le foto sono più realistiche del video per quanto riguarda i colori. Come avete visto, non bisogna essere molto precisi, anzi, più si è irregolari con le linee e con l'ombre nail, più viene bene la nail art. Spero vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!